al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua e che San Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe gloriose di Gesù risorto. Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve agli Apostoli la sera stessa del giorno dopo il sabato, il giorno della resurrezione. Ma quella sera, come abbiamo sentito, non c'era Tommaso. E quando gli altri gli dissero che avevano visto il Signore, lui rispose che se non avesse visto e toccato quelle ferite, non avrebbe creduto. 8 giorni dopo, Gesù apparve di nuovo nel Cenacolo, in mezzo ai discepoli. C'era anche Tommaso. Si rivolse a lui e lo invitò a toccare le sue piaghe. E allora quell'uomo sincero, quell'uomo abituato a verificare di persona, si inginocchiò davanti a Gesù e disse: «Mio Signore e mio Dio». Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica della fede. Per questo, nel corpo di Cristo risorto, le piaghe non scompaiono, rimangono, perché quelle piaghe sono il segno permanente dell'amore di Dio per noi e sono indispensabili per credere in Dio. Non per credere che Dio esiste, ma per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. San Pietro, riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: «Dalle sue piaghe siete stati guariti». San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce, non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era Dio, più forte era la fede in Gesù Cristo, Redentore dell'uomo e Signore della storia. Più forte in loro era la misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe. Più forte era la vicinanza materna di Maria. In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua misericordia, dimorava una speranza viva, insieme con una gioia indicibile e gloriosa. La speranza è la gioia che Cristo risorto dà ai Suoi discepoli e delle quali nulla e nessuno può privarli. La speranza è la gioia pasquale, passati attraverso il crogiolo della spogliazione, dello svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all'estremo, fino alla nausea per l'amarezza di quel calice. Queste sono la speranza e la gioia
che i due santi papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al popolo di Dio, ricevendomi eterna riconoscenza. Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti a Gerusalemme, di cui parlano gli Atti degli Apostoli che abbiamo sentito nella seconda lettura. È una comunità in cui si vive l'essenziale del Vangelo, vale a dire l'amore, la misericordia, in semplicità e fraternità. E questa è l'immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisonomia originaria, la fisonomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio, San Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo. Si è lasciato condurre, è stato per la Chiesa un pastore, una guida guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa. E per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo. In questo servizio al popolo di Dio, San Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal cielo lui accompagna e sostiene. Che entrambi questi nuovi santi pastori del popolo di Dio intercedano per la Chiesa affinché durante questi due anni di cammino sinodale sia docile allo Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarsi delle piaghe di Cristo, ad entrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama.